hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Salve a tutti e benvenuti a Uno sguardo alle stelle. Il cielo del mese presenta degli interessanti sviluppi di Marte e Venere che ancora non la smettono di rincorrersi sulla ruota zodiacale. Importanti novità anche sul piano economico, ma vediamo un po' meglio. Il segno zodiacale dell'Ariete attraversa un momento di passione spumeggiante, intensa, fortissima. Marte e Venere ancora nei suoi gradi si susseguono, ma non riescono ancora a congiungersi. Vedremo l'Ariete comunque trionfare in amore nella seconda parte del mese successivo. Il segno zodiacale del Leone, godendo di due bellissimi trigoni di Venere e di Marte, sembra essere soddisfatto nell'ambito affettivo ed amoroso, ma deve sottostare ancora a qualche compromesso perché il Sole e altri pianeti non sono ancora generosi con questo segno zodiacale. Il segno zodiacale del Sagittario sembra aver ritrovato dei nuovi entusiasmi, nuovi stimoli. Ha ricominciato a uscire, a interessarsi dei suoi mille e divertentissimi interessi. Adesso c'è una decisione da prendere per il vostro futuro, che pare abbia a che fare con l'ambito lavorativo, una maggiore responsabilità. Per il segno del Toro, il Sole continua di nuovo a essere una fonte di energia. Vanno bene i Toro per tutto ciò che riguarda gli affari e gli effetti, un grande periodo di stabilità e di soddisfazione per gli ottenimenti appena conquistati. Il segno zodiacale della Vergine sembra essersi ripreso un po' affettivamente, purtroppo però non vanno molto bene le cose da un punto di vista economico e anche legalmente forse dovreste chiarire meglio la vostra posizione, potreste avere dei problemi che riguardano un po' il fiscale o l'ordine delle vostre entrate. Il segno zodiacale del Capricorno sta attraversando un periodo di crisi. L'amore sembra essere un po' deficitario in questo momento e c'è di nuovo una vostra messa in discussione un po' di tutte le decisioni prese per quello che riguarda la vostra vita privata, la vostra vita di coppia. Il segno zodiacale dei Gemelli sembra vivere un momento di auge e di gloria. Il mese appena trascorso è stato veramente molto interessante. Le fasce zodiacali attuali favoriscono ancora una volta la vostra uscita sociale, i vostri nuovi interessi e sembra pure aver favorito l'incontro con una persona nuova. Comunque in generale ottimo su tutto. Il segno zodiacale della Bilancia non gode di buoni transiti. Un'opposizione di Marte e una di Venere non favoriscono certamente le relazioni. Ecco, la Bilancia è notoriamente il segno della diplomazia, del savoir-faire, ma queste opposizioni di questi pianeti veloci sicuramente lo rendono un po' sulle sue e un po' aggressivo. Il segno zodiacale dell'Acquario, ancora favorito e baciato dalle stelle, lo magnificano soprattutto in questo periodo di grandi relazioni col pubblico, col sociale, che svettano sempre più in prima linea. L'Acquario per adesso si trova a fronteggiare dei problemi economici che da anni ipotecano un po' il suo futuro. Il segno zodiacale del Cancro sembra avere delle nuove prospettive, delle nuove offerte di lavoro che tirano un po' su il suo umore non proprio dei migliori nell'ultimo periodo. Seppure l'amore invece non è stato avaro nei suoi confronti, una storia, sebbene iniziata, potrebbe dare qualche avvisaglia di problematica proprio in relazione a Marte e Venere non troppo favorevoli. Il segno zodiacale dello Scorpione sta vivendo delle piccole tensioni affettive, nulla di compromettente, tutto superabile. Certamente questi 15 giorni del mese non sono tra i vostri favoriti. Una luna un po' perniciosa dall'acquario potrebbe rendervi irritabili e poco propensi ai rapporti con gli altri, ma sedate un po' gli animi e vedrete che riuscirete a dialogare di nuovo con i vostri amori. Il segno zodiacale dei Pesci vede finalmente concretarsi quelle novità che promettono veramente di cambiare la loro vita. Soprattutto in amore, tra le tante opportunità, ce ne potrebbe essere una capace realmente di cambiare la vostra vita. La saprete cogliere? In bocca al lupo a tutti i segni zodiacali e arrivederci al prossimo sguardo alle stelle.